ci troviamo sempre a 100 buchi per la seconda gara della giornata. La prima l'abbiamo pareggiata 2-2, stavamo vincendo 2-1 contro il Porto d'Ascoli, ma agli ultimi 5 minuti il mediocre arbitro ha decretato il calcio di rigore a nostro sfavore e il Porto d'Ascoli ha pareggiato, vanificando il nostro buon momento di gara. Adesso facciamo sta gara giusto per rispettare i nostri impegni. Il mister ha deciso di far giocare i ragazzi che ancora non hanno giocato mai o sono entrati solo per piccole ispezioni. Abbiamo 4-5 infortunati, abbiamo una squadra ringiovanita, eccetera, per onorare il calcio e per far giocare anche quei ragazzi che sono venuti già da ieri, sobbarcandosi il viaggio, anche le spese. Noi come società onoriamo gli impegni, pertanto giocheremo la nostra gara lasciando ecco il gruppo dei titolari che partiranno dal primo minuto. Da quest'altro lato c'è i ragazzi che partiranno dalla panchina e qua gli altri ragazzi che stanno con la divisa estiva di rappresentanza faranno i tifosi ai loro compagni. Ecco, sono tutti infortunati, ecco, all'infuori di Enrico che è stato messo a riposo oggi. Gli infortunati c'è Nicola Perrucci che ha problemi alla schiena, Dondino pure e anche adesso Ceroli problemi alla schiena muscolari. Alla prossima ripresa con l'entrata in campo delle due squadre.